sulla questione sollevata da Alessandro Pace. Naturalmente è vero che qui c'è una illusione dell'incidentalità, io sono d'accordo con Gianni Ferrara, qui è una situazione eccezionale in cui la giurisdizione costituzionale svolge un ruolo di garanzia, e le garanzie sono di emergenza, sono sempre gradevoli, ma bisogna ricordarci che qui è un intervento di carattere censorio, no? Rispetto alle emergenze, alle guardiane della Costituzione possono fare quello che gli pare, le giurisdizioni possono soltanto censurare, hanno potere negativo. Detto questo, la questione mi pare che sollevi un problema teorico, mi limito in un minuto a sollevarlo, e c'è un difetto di garanzia costituzionale alla nostra Costituzione. E cioè questo canale di accesso alla Corte Costituzionale è decisamente scarso. Ricordiamo che Kelsen proponeva l'istituzione di un difensore della Costituzione, cioè di un pubblico ministero davanti alla Corte Costituzionale in grado di sollevare le questioni di incostituzionalità. E la questione è stata risolta in molti ordinamenti, non solo in Germania, con le minoranze parlamentari, ma anche in Brasile, in Portogallo, in cui esiste un pubblico ministero che evita l'esistenza di leggi invalide, che nessuno potrà mai dichiarare invalide, perché come legge elettorale è difficilissimo arrivare alla Corte, oppure le leggi che riguardano i poveri immigrati, che certamente non hanno avvocati che li portino davanti alla Corte Costituzionale. Quindi un organo di garanzia che garantisca l'accesso alla Corte Costituzionale, io credo che questa vicenda ne segnali la necessità. Fatta questa premessa, mi pare che già da quanto abbiamo detto abbiamo registrato che il grande capolavoro del decisionista Renzi è stato quello di aver riproposto il Porcellum. Che cosa caratterizzava il Porcellum e che cosa la Corte ha detto che è incostituzionale? Il premio di maggioranza, e nella proposta Renzi c'è un premio di maggioranza, è stato detto da tutti, ma 35% rispetto al 65% che risulta penalizzato è esattamente la metà. Quindi abbiamo non l'uguaglianza del voto, ma un voto che vale molto più del doppio, perché ha il 53% dei seggi, mentre il 65% è il 47%. Quindi abbiamo una clamorosa matematica violazione del diritto di voto, e con l'aria che tira, con la situazione in cui viviamo, naturalmente le elezioni si trasformano in una roulette. Abbiamo delle elezioni roulette, non sappiamo chi dei tre vincerà, e comunque certamente il pericolo, ritorniamo, un bel governo Berlusconi al 35% non è un pericolo da sottovalutare. Trasformare le elezioni in una roulette a me sembra che contraddica tutti i principi costituzionali, ma soprattutto il buonsenso, tanto più che con l'eliminazione del Senato e con, diciamo, la legittimazione che di fatto verrebbe ad avere questo Presidente, a caso supponiamo Berlusconi o Renzi o Grillo, avremmo un sistema fondato sulle elezioni come investitura popolare di un capo. Questo sarebbe il sistema della nostra democrazia, investitura popolare di un capo. Sappiamo, l'abbiamo sperimentato, cosa significa il capo Berlusconi, sappiamo, perché l'abbiamo visto in azione, cosa significa il capo, diciamo, Grillo. Stiamo sperimentando, per la sua arroganza e per la sua capacità appunto di non tener conto di nulla se non alza e non del risultato, che cosa significherà un capo Renzi. Quindi noi ci troviamo di fronte a un pericolo per il futuro della nostra democrazia, cioè alla trasformazione del nostro sistema in maniera forse più grave rispetto al stesso Porcellum, che avrebbe le stesse caratteristiche, cioè un premio di maggioranza assolutamente proporzionato, perché naturalmente anche prima si arrivava col 32-33%, 38% e quello che sia, con senza il voto di preferenze, l'altro aspetto di incostituzionalità, e con in più la gravità, è stato detto adesso mi pare dall'ultimo intervento, di un aggravamento delle soglie di sbarramento, perché sono addirittura raddoppiate, perché mentre nell'attuale porcata, nell'attuale Porcellum, nell'ex Porcellum abbiamo il 2 e il 4, per chi il 2 per chi si coalizza, il 4 per chi non si coalizza, con l'altro sistema abbiamo il 4, l'8, il 12 per la coalizione, praticamente vengono esclusi sostanzialmente tutti, il risultato è
una palese, dichiarata, esplicita, nel momento stesso in cui venisse approvata, addirittura consensuale, perché Renzi l'ha detto, il mio obiettivo è far fuori i partitini, cioè far fuori la rappresentanza, e tutto questo avrà il consenso, qualora dovesse passare in Parlamento, dell'opinione pubblica, dell'intero sistema. Allora, di fronte a rischi di questo genere, io credo che noi purtroppo non possiamo fare niente, perché ho delle opinioni dei giuristi, a Renzi ovviamente non gliene importa assolutamente nulla. Detto questo, tuttavia, io credo che una presa di posizione dei costituzionalisti sarebbe necessaria. Non tanto perché pensiamo di essere convincenti, quanto perché una presa di posizione di questo genere potrebbe, avanzare, far rilevare il pericolo di una, se non una nuova pronuncia di incostituzionalità, capisco benissimo, come dice Alessandro Pace, di tornare di nuovo davanti alla Corte Costituzionale, ma quantomeno il rischio, e questo sarebbe anche un'eventuale presa di posizione, un suggerimento, di un rinvio da parte del Presidente della Repubblica della legge al Parlamento con messaggio motivato, l'articolo 74. Sì, lo so che probabilmente, però intanto li mettiamo, cioè in sostanza noi dobbiamo, sì, ma figuriamoci, non so mica, sto pensando al fatto che questa cosa risolva, a me per carità, noi non contiamo niente, però comunque segnalare il fatto che esiste, è stata emessa una sentenza costituzionale che enuncia dei profili di incostituzionalità che vengono esattamente riprodotti un mese dopo dalla legge che viene portata in Parlamento. Il Presidente non dovrebbe semplicemente dire si tratta di un rinvio, un messaggio per una nuova deliberazione, quel Parlamento se insiste potrà evidentemente rifarlo. Guardate che state facendo esattamente la stessa legge che è stata dichiarata incostituzionale. Naturalmente non succederà niente, è anche probabile che Napolitano non lo faccia, però in qualche modo solleviamo il problema di fronte all'opinione pubblica, perché la gente comincia a capire che siamo presi in giro, cioè questa nuova legge non è la soluzione del problema, è semplicemente il ritorno al porcellum, a un porcellum per di più dichiarato incostituzionale, che con la soppressione con la soppressione del Senato è un sistema monocamerale. Io sono sempre stato per il monocameralismo, ma un sistema monocamerale di questo tipo, fondato sull'investitura popolare di un capo e quindi senza la dialettica parlamentare, il primato e la separazione, per così dire, la dialettica fra Parlamento e governo, è la fine della democrazia rappresentativa, ma quello che Berlusconi ha sempre perseguito, il premierato assoluto, queste porcherie, che significa una fine della democrazia. Voglio dire che qualcosa dovremmo fare. Il messaggio del Presidente, secondo me, dovrebbe essere quantomeno suggerito.